Ciao, benvenuti a questo video di oggi che è basato sulla centralità del cuore in occasione di questo 8 di agosto che è il portale del leone. Andiamo a dare quelle che sono delle informazioni scientifiche rispetto alla centralità del cuore, non solo da un punto di vista spirituale, ma anche da un punto di vista fisico, da un punto di vista emotivo, ovviamente mentale, nell'interconnessione dello spirituale con questi campi che arrivano fino alla manifestazione fisica. Questi quattro campi sono interconnessi sia da un punto di vista individuale che collettivo, sia per quanto riguarda il nostro pianeta come essere. La centralità del cuore. Il cuore è naturalmente in questa occasione del segno del leone, diviene il cuor di leone o cuore d'oro, simbolo di generosità, di amore incondizionale, di compassione, di perdono, qualità alte del segno del leone nelle sue accezioni più nobili. Diciamo, il cuore diviene centrale in questo passaggio energetico, come è centrale in ogni passaggio energetico e come è centrale nella nostra vita non solo visibile ma anche invisibile. Il campo elettrico del cuore è circa 60 volte più potente del campo elettrico del nostro cervello, anzi è il cuore stesso che manda gli impulsi ai nostri neuroni, in quanto il cuore, come dimostrato dagli studi, e vi consiglio a questo proposito il dottor Armour dell'Università di Montreal, che ha scritto saggi e testi in merito alla centralità cardiaca, alla neurocardiologia, che sono abbastanza accessibili anche a noi profani. Ecco come il cuore possieda un suo cervello e diviene un cervello primario che va a regolare le funzioni anche del cervello stesso. Questo riguarda sia il cuore dell'essere umano che il cuore degli animali. Quindi questo è 60 volte più potente da un punto di vista elettrico del cervello, il campo elettrico cardiaco 60 volte più potente di quello del cervello riguarda sia gli esseri umani che gli animali, e il campo magnetico cardiaco è 5.000 volte più potente di quello cerebrale, e questo vale sia per gli esseri umani che per gli animali. Questo è dimostrato scientificamente da studi che si portano avanti da anni. Non solo, il campo quindi elettromagnetico del nostro cuore individuale e dunque nella proiezione collettiva va ad influenzare quello che è il campo elettromagnetico del pianeta stesso, e quindi dimostra scientificamente quella che è l'interconnessione tra l'individuo e il pianeta, quello che è il rapporto con la madre terra e quanto un cambiamento da un punto di vista emotivo individuale possa, e quindi su scala collettiva possa andare a influire sui cambiamenti planetari e della Terra come pianeta all'interno del sistema solare, e quindi di quelle che sono le interazioni anche del nostro pianeta con gli altri pianeti e con gli equilibri universali. È stato dimostrato in occasione del crollo delle Torri Gemelle questo legame, questo rapporto, in quanto i due satelliti geostazionari, il GOES 8 e il GOES 10, registrarono un picco a livello di campo elettromagnetico terrestre dopo il crollo della prima della torre e un quarto d'ora dopo il crollo della seconda, come le emozioni
negative o positive degli esseri umani abbiano determinato questi picchi. Quindi il campo magnetico del cuore risponde alle qualità delle emozioni e sentimenti che generiamo nella nostra vita. E proprio come il legame intuitivo fra i sentimenti e il corpo sembra indicare, anche le emozioni positive aumentano l'equilibrio ormonale fisico e il ritmo cardiaco, oltre alla lucidità mentale e alla produttività. E altrettanto intuitivamente gli studi dimostrano che le emozioni negative possono arrivare a influenzare fino a 1400 cambiamenti biochimici nell'organismo, che includono squilibri ormonali, frequenza caotica cardiaca, oscurità mentale, bassi livelli di rendimento. E quindi è stato anche rilevato che le modalità ritmiche della cadenza del battito cardiaco, quindi nella variabilità di questa cadenza, nella frequenza cardiaca, sono distintamente alterate e modificate dall'esperienza di differenti emozioni. La parola emozione, come emo, azione, significa proprio movimento del sangue. Quindi il cuore non è giustamente semplicemente una pompa del sangue, il cuore è un cervello che addirittura determina le connessioni neuronali dell'altro cervello, del cervello stesso. Questi cambiamenti che derivano dalle emozioni, questo movimento del sangue, nelle onde elettromagnetiche fanno variare la frequenza del battito, la pressione sanguigna e anche quella sonora prodotta dall'attività del ritmo cardiaco, e sono anche percepiti da ogni cellula del nostro corpo, ogni singola cellula, ad ulteriore supporto del ruolo del cuore quale centrale e quale globale e interno segnale di sincronizzazione, di sincronicità fisiologica di ogni organo e sistema del nostro corpo e di quello planetario, e di come i nostri cuori siano interconnessi in questo campo energetico, in questo campo elettromagnetico, e non solo i nostri ma anche quelli degli animali. Quindi è stata anche rilevata una sorta di sinfonia di frequenze che alcune delle quali si sovrappongono alle stesse frequenze create dal cuore mentre comunica col cervello, perché la comunicazione parte proprio dal cuore. E quindi è importante rilevare le proprie emozioni e consciamente, nel momento in cui le radici di sistemi emozionali negativi non siano immediatamente accessibili alla nostra coscienza, perché magari risiedono nell'inconscio o per qualsiasi altro tipo di rimozione o che le porta nell'ambito della non coscienza, ecco, è importante comunque da un punto di vista cosciente cercare di mantenere il proprio cuore il più sano, il più integro possibile da un punto di vista emotivo, da un punto di vista emozionale. Quindi anche nel momento in cui ci arrivano le emozioni negative, considerare quanto, non solo da un punto di vista di interconnessione e interazione con il tutto fuori di noi, ma quanto agiscono, quanto incidono realmente sulle cellule del nostro corpo. Detto questo, c'è anche da considerare quella che è la forma di questo campo elettromagnetico cardiaco, che è una forma detta toroidale, da toro, che è una figura geometrica complessa che ha forma di ciambella o salvagente, che deriva dal latino non taurum, da cui deriva la parola e il segno del toro, ma torus. E a questa parola torus ci ricolleghiamo anche l'idea di torace, l'idea di toroidale come tipo di forma del campo elettromagnetico cardiaco e del campo elettromagnetico terrestre.
una forma convessa, duale anche, con due emisferi ellittici che si sviluppa su un asse verticale centrale che incrocia l'asse equatoriale e che nella linea della profondità ci connette al cuore divino. Quindi, se per esempio una fetta sufficientemente estesa della popolazione terrestre dovesse focalizzare il campo più potente del corpo umano su una singola emozione nello stesso momento, avrebbe assolutamente senso che tale punto focale influisse sulla parte di pianeta che opera in base alla stessa gamma di frequenze rispetto alle emozioni. Quindi le scoperte da un punto di vista della neurofisiologia cardiaca, della neurocardiologia, hanno spalancato le porte alla riscoperta del rapporto anche perduto, se vogliamo, fra noi e la Terra e le creature, oltre l'uomo che la abitano, anche perché questa parola toro, poi interessantemente abbastanza, e il discorso, diciamo, neurocardiologico ha un suo parallelo anche in botanica, anche nella vita dei vegetali, nonché la parola toro viene ad indicare il ricettacolo del fiore da un punto di vista tecnico, scientifico, botanico. Ci fa pensare a quella sefira della bellezza, la sesta, governata dall'arcangelo Raffaele, come angelo della guarigione, come angelo della salute, come angelo del colore verde, come angelo della quinta musicale, per chi di voi conosce Gustavo Roll o per chi di voi ascolta Beethoven, questa quinta musicale diviene una specie di diapason accordatore delle frequenze cardiache, sebbene la quinta sia un 528 Hz ed utilizzi il patrimonio in frequenza del nostro plesso solare per andare a sollevarsi ai 639 Hz del chakra cardiaco. Questa sefira della bellezza, che spesso è rappresentata con il fiore del loto, e che è data dal convogliare della sefira della forza e da quella dell'amore incondizionale, quindi il cuore forte e il cuor di leone d'oro, il cuor di leone dorato, e quindi l'importanza di trasformare ciò che è piombo nel nostro cuore da un punto di vista emotivo ed emozionale in oro, il trasmutare questi elementi affinché non solo per noi stessi e la salute del nostro corpo, del nostro corpo come organismo cellulare, per l'invio delle corrette informazioni al sistema cerebrale, per l'interazione corretta dei campi elettromagnetici cerebrale e cardiaco, sia a livello individuale che collettivo che planetario. Siamo un unico corpo con il pianeta, e quindi un cambiamento in ciò che proviamo verso noi stessi e il nostro mondo ha il potenziale di influire sul mondo stesso. Il cuore, come detto dal precedentemente citato dottor Andrew Armour, è un organo sensoriale e un sofisticatissimo centro di codifica ed elaborazione delle informazioni, ed ha un vasto sistema nervoso intrinseco gangliale sufficientemente sofisticato da qualificarsi come un cervello cuore. Nel suo libro, appunto, Neurocardiology o Neurocardiologia, afferma che i nervi che dal cuore arrivano al cervello portano informazioni relative agli ormoni, sostanze chimiche, frequenza, pressione, dolore e sensazioni, e riescono a regolare diversi segnali nervosi che dal cervello tornano verso il cuore e vengono inviati agli altri organi. Quindi il cuore ha un piccolo e proprio cervello formato da circa 40.000 cellule nervose, e da esso viene emanato il più grande, il più ampio campo elettromagnetico del corpo. Il campo toroidale, che emana dal nostro cuore, viene ad integrare la nostra aura, si estende fino a 3 metri dal nostro corpo, e nel momento in cui nella nostra aura sono rilevabili, per esempio, delle aree oscure, più grigie, cambiamenti di colore variabili, ecco che questo ci
riporta alla stretta connessione con quello che è il sistema emotivo del nostro essere. Naturalmente il campo elettrico del cuore è, come detto, 60 volte più grande di quello generato dalle onde cerebrali, e questo è misurabile dall'elettrocardiogramma e confrontabile con quelli che potrebbero essere i dati di un elettroencefalogramma. La componente magnetica 5.000 volte più potente di quella prodotta dal cervello non è impedita dai tessuti e può essere misurata anche a distanza, appunto, dal corpo, con uno strumento detto SQUID, che è uno strumento a superconduzione di interferenze quantiche basato su magnetometri. La forma toroidale è la forma più unica e primaria dell'universo e si sviluppa appunto nella unione polare. Questo campo toroidale contiene un suo doppio, appunto, ecco perché la dualità anche, ed è un doppio che è più piccolo generalmente, che si trova sullo stesso asse verticale e è duale come le energie della manifestazione, come lo yin e lo yang, e con queste energie positive e negative, energia positiva ed energia negativa, interagisce in ogni istante. E vi è uno scambio di informazioni intenso tra quello che è il campo elettromagnetico del cuore e quello dell'universo. Quindi, e c'è da dire anche che questo campo elettromagnetico cardiaco, che si estende fino a 3 metri dal nostro corpo, è recepito dagli animali anche da più lontano. Cioè gli animali hanno questa sensibilità che va a rilevare il campo elettromagnetico cardiaco anche più lontano dei 3 metri, quindi un'intelligenza intuitiva e percettiva superiore, se vogliamo, visto che va a compensare altri strumenti di cui l'uomo è dotato e l'animale no. Quindi è importante tenere presente la centralità del nostro cuore come centro di tutto di tutto il sistema, non solo individuale ma anche collettivo, la vita vegetale, animale e del pianeta, e dell'interazione del campo geomagnetico terrestre con quelli che sono gli altri pianeti e con quello che è il sistema solare. Ci tenevo a fare questa puntualizzazione proprio in questa occasione del passaggio nel portale del leone, che è l'emblema del cuore come centro, il cuore nobile del leone, e questa la sua il suo attributo di maestà e di regalità. Fatta questa piccola premessa, finora abbiamo parlato spesso del campo elettromagnetico cerebrale, ma in relazione a quelli che sono dei passaggi cosmici piuttosto importanti, in cui era richiesta anche dal piano divino stesso una forza propulsiva di razionalizzazione il più possibile, per prepararci a quelli che sono le dinamiche anche da un punto di vista di energia planetaria, perché l'interazione è reciproca, quindi naturalmente come noi influenziamo le stelle influenzano noi nel momento in cui noi, tra virgolette, non abbiamo la pienezza della coscienza attiva, quindi dell'utilizzo dinamico dello strumento che influenza il tutto. Per cui nel nostro percorso di apprendimento all'utilizzo di questo strumento della coscienza, che può alterare e modificare i campi elettromagnetici non solo della Terra ma anche a livello di sistema solare planetario, in qualche modo veniamo guidati e condotti dal piano divino alla gestione quelle che possono essere delle energie più o meno forti che impattano
con quello che è il campo energetico del pianeta stesso e della collettività umana, animale e vegetale che lo abita. Questo ricettacolo del fiore, questo toro, Taurus, nasce come sefira della bellezza, dalla convergenza di forza e amore incondizionale. Ci è stato chiesto di imparare a utilizzare la forza del nostro intelletto. La forza del nostro intelletto è anche la forza come timor di Dio, tra virgolette, se volete metterle, nel senso appunto della nostra limitazione nell'utilizzo cosciente dell'enorme potenziale che hanno gli strumenti di cui siamo dotati come esseri umani. E quindi a quel punto il riverente rispetto verso ciò che è più grande di noi diviene uno scudo di protezione per quella che è l'emissione involontaria, che può esondare dal calice del nostro cuore. Ora che il nostro cuore trabocchi d'amore e di gioia e di compassione e di gratitudine, come afferma anche la dottoressa Christiane Northrup, una delle counselors della casa EI, di Louise EI, fondatrice della casa che porta il suo nome, è un cuore pieno di amore, compassione e gratitudine, diviene la centralina di un corpo sano, cellule sane, è in grado di guarire qualsiasi malattia e espande questa forza catartica, trasmutativa, guaritrice a livello cosmico. In questo passaggio planetario, questo mese di agosto, in cui abbiamo energie molto forti in ingresso che tendono a depositarsi sul cuore, che tendono ad appesantirlo, severe energie, potremmo citare la congiunzione di Marte ed Eris nel segno dell'Ariete, Eris dea della distruzione, l'aspetto femminile del pianeta Urano, la grande risvegliatrice, mentre Urano è il grande risvegliatore. Urano che va retrogrado poi dopo la metà di agosto e che quindi porta questa forza di risveglio dentro di noi, porterà riflessioni, naturalmente la realtà esterna poi farà da specchio a questo processo e quindi ci porterà a andare dentro di noi e riflettere su determinate tematiche o dinamiche. Quindi la realtà esterna diventerà, come dire, tra virgolette, pretestuale, perché questo passaggio retrogrado di Urano avviene da fuori a dentro. E considerare anche per esempio la congiunzione di Marte ed Eris che quadra quella di Plutone e Saturno, un quadrato estremamente severo. Naturalmente ci viene chiesto di centralizzare sul nostro cuore le emozioni positive per quanto possibile, coscientemente, quindi tra virgolette, prescindendo dal fatto che tutto intorno possa sembrarci crollare, quello che ci viene chiesto è di coscientemente, visto che su quello che non rientra nella sfera della nostra coscienza è difficile agire, procedere alla cura di un sistema emozionale positivo. Quindi trovare vie creative, se non c'è l'emozione positiva, come si dice, bisogna inventarla, trovare i
il modo per mantenersi su una frequenza di creazione e non essere ingoiati, tra virgolette, da quello che può essere il buco nero. Naturalmente poi ci sono queste congiunzioni che avvengono in congiunzione del centro galattico, al centro del quale c'è un buco nero, per esempio. Quindi in qualche modo un buco nero come estremo e una sfera di luce come altro estremo, cercare di proiettare il nostro campo elettromagnetico dal cuore e quindi al cervello, e nel momento in cui non abbiamo ancora, diciamo, questa gestione cosciente e incosciente allineata delle nostre emozioni, utilizzare sicuramente anche lo strumento razionale del nostro cervello per agire sul nostro sistema emotivo, cercare di portare emozioni positive a noi stessi il più possibile. Questo deve essere il proposito centrale, soprattutto qui ed ora in poi. Ed è premesso tutto questo, andremo a chiedere a Dio, attraverso mio Maestro Gesù Cristo e lo Spirito Santo che chiamo qui con me, quello che è la guida del piano divino rispetto a quanto detto, a questo passaggio, a quelle che sono le energie con le quali interagiamo, come al meglio interagire e che cosa il nostro nostro Padre Celeste, attraverso il Figlio e lo Spirito Santo, ci suggerisce di tenere presente al fine di ottimizzare questo lavoro di trasformazione del negativo in positivo per quanto riguarda le emozioni del nostro cuore. L'energia generale che apre questa lettura è quella della carta, che non vedrete sicuramente in questa mia camera mistica, ma è la carta dell'immaginazione, immagina, e sotto la quale c'è quella del caos e conflitto. Quando l'immaginazione può aiutarci nella trasformazione, quelle che possono essere emozioni negative date da situazioni caotiche, conflittuali. Diciamo che queste situazioni caotiche e conflittuali di cui si parla sono legate anche ai transiti planetari, alle congiunzioni e ai quadrati che sono in corso durante questo mese, quelli che sono gli spostamenti dei paradigmi fino per entrare, comunque da questo anno fino al 2024, ci sarà un intensificarsi di energie, quindi un'estremizzazione di positivi e negativi in cui noi ci è chiesto di mantenere l'equilibrio. Come l'immaginazione può diventare uno strumento di trasformazione da un punto di vista emotivo delle nostre emozioni? Il pensiero creativo, la visualizzazione, il potere di allineare le immagini che siamo in grado di visualizzare nel nostro schermo mentale e le nostre emozioni.
E quindi ci viene posta la domanda: chi vuoi essere? Che cosa hai bisogno di credere in ordine di vivere e di avere la vita che vuoi? Sei stato dotato con il dono dell'immaginazione. Se puoi sognarlo, puoi crearlo. Questo è tempo, un tempo in cui l'immaginazione è chiave della manifestazione della vita che desideri. Passa tempo giornalmente immaginando, costruisci una vision board, è una diciamo bacheca di visioni in cui tu puoi attaccare non so, immagini, foto, ritagli, frasi, parole, qualsiasi cosa che sia connesso con il tuo sogno, per averlo di fronte a te, per ricordarlo a te stesso come promemoria, per meditarci. Una bacheca in cui tu vedi quelli che sono gli obiettivi, tu vedi la destinazione. E quindi permetti al potere della tua creatività di darti, consegnarti delle immagini che nutrono la tua anima. Quindi anche da un punto di vista, anche se volessimo vedere un film, ad esempio, scegliamo per favore in questo tempo film che elevano la nostra frequenza, film che ci trasmettono emozioni positive, perché è molto sottile anche il lavoro mediatico nella alienazione, nell'impoverimento del potere individuale, e quanto questo assorbimento incosciente va ad assumere un peso rilevantissimo in termini di manifestazione e di creazione. Quindi permetti alle tue emozioni di miscelarsi con le tue ispirazioni e immagina queste cose reali, che siano nella loro realizzazione, qui ed ora, e fallo in continuazione, ripetilo con frequenza, perché quello che tu immagini diventerà il tuo credo. E presto il tuo credo verrà manifestato come per magia. Questa carta che esce col numero 20, che ci riporta alla lettera Resh, ci riporta a un'idea di armonia polare, di armonia duale, e apre questo primo livello di carte in cui l'energia generale è proprio quella delle anime gemelle, questi due pinguini che ci parlano di eterno amore. Un eterno amore in cui il maschile e il femminile hanno il perfetto bilanciamento e ognuno dei due è nel suo ruolo. Un tipo di relazionalità armoniosa, che sia amore, che sia amicizia, che sia empatia umana. Siamo chiamati ad evolvere e trasformare da questo punto di vista. Alcune persone entrano nella nostra vita per portarci al livello successivo di guarigione, per permetterci di evidenziare aspetti che vanno guariti, per permetterci di elevare la nostra coscienza, la nostra autenticità, la nostra risposta a chi veramente siamo, la nostra verità interiore. Ed è sempre un'esperienza reciproca, la cui validità e la capacità di coglierla poi diviene una scelta individuale, ma è sempre una reciproca esperienza, anche se i risultati per ciascuno possono variare. Perché le anime compagne sono anime che il divino porta nella nostra vita proprio come porte che ci aprano ad un livello superiore di comprensione di noi stessi. Potrebbero essere persone
o amici o compagni che rimangono per tutta la vita eternamente con noi, o solo anche per un breve tempo, che sono, incrociano il nostro cammino, ma portano sicuramente un cambiamento profondo. Perché e ci viene chiesto di prestare attenzione a queste persone, perché sono il nostro un grande dono che ci viene offerto dal divino, soprattutto anche nei termini di questa interazione che avviene attraverso il nostro cuore. Questa carta con il flamingo che passa tra due mondi, un mondo in bianco e nero, da un mondo in bianco e nero a un mondo a colori. Ed è come gli stesso la luce che passa dentro un prisma. Questo flamingo che ci porta a comprendere che siamo in un momento di transizione tra due ere, ma anche da un punto di vista interiore e individuale questo tipo di transizione si manifesta. Ed è come se fossimo passati da un periodo, da una fase precedente della nuova vita, stessimo attraversando il momento di mezzo che ci porta a una fase nuova, a un nuovo capitolo. Sono transizioni, sono riti di passaggio. Non siamo ancora totalmente fuori da questa era. Per fare un esempio da un punto di vista di coscienza umana collettiva, ma abbiamo già un piede nell'altra. C'è un temporaneo senso di terra di nessuno in questo passaggio, perché stiamo uscendo da una situazione e non siamo ancora pienamente entrati nell'altra. Ed è un momento in cui non siamo capaci di vedere quello che ci aspetta. Ci viene chiesto appunto di immaginare, e l'importanza dell'immaginazione, di coltivare la curiosità e credere a questo processo di cambiamento e di crescita. Stiamo metabolizzando, ognuno secondo i suoi tempi di digestione e apprendimento, le lezioni delle nostre recenti esperienze, delle recenti conclusioni di esperienze, dei recenti eventi che si sono presentati, affacciati nella nostra realtà. E in questo luogo, tra quello che era e quello che sarà, questo presente, c'è uno stato di creare e disfare e ricreare e ridisfare, c'è un assestamento. E quello che è importante qui ed ora è ammettere di non sapere, perché c'è una grande libertà e potere che viene rilasciato con questa missione, perché c'è un mistero che non è nostro, che non ci è dato capire, che tesse la tela della vita all'interno di una divina matrice di, o matrix, come volete chiamarla, di coscienza più grande dei nostri propri pensieri, delle nostre proprie emozioni, dei nostri propri credi, desideri e decisioni. E i semi che sono stati piantati nel passato iniziano a radicare, ma a volte quello che germoglia non è quello che ci aspettavamo. Perché, e quando siamo in questa fase di passaggio tra i due mondi, tra le due ere, che siano da un punto di vista collettivo, planetario, delle nostre singole vite, siamo invitati a vedere con occhi curiosi, con gli occhi curiosi di un bambino, come se ci apparisse l'arcobaleno e lo vedessimo per la prima volta. E con quella curiosità e quell'attitudine che ci permette di stupirci nella nostra non conoscenza, che ci è permesso anche di non essere delusi o illusi, e quindi che si costituisce, diciamo, uno scudo di protezione per il nostro cuore. E ci viene chiesto di fare pulizia, continuare in questo processo di pulizia. È come avere, come si vede, no? Come non si vede, diciamo, in questa carta del passaggio tra i due mondi,
pulire un vetro che è talmente sporco che tutto appare bianco e nero. Questo, quello. Pulirlo, pulire la lente, così da poter ritrovare i colori. Non a caso questa carta è un 3 e questo è un 21 che riporta un 3. Ed è questo lavoro di pulizia che ci permette di rivedere l'arcobaleno che esce dal bianco e nero delle nuvole in una giornata non proprio serena, magari in una giornata di pioggia. Questo questa carta del ripulire che ci invita ad andare al nocciolo, al cuore, liberarci da un peso, togliere ed eliminare quello che non ci serve più, liberarci da una limitazione autoimposta, liberarci da una dipendenza, liberarci da una schiavitù. Oltre che un lavoro eventuale di pulizia nella realtà concreta, a questa carta si accompagna: nessun posto è come casa. La casa che è dentro di noi, l'autenticità di chi siamo, il venire, il tornare a casa a noi stessi, al nostro vero sé, il sentirci a casa in noi stessi, l'essere confortevoli nella propria, il sentirsi a proprio agio nella propria pelle, l'essere in un posto in cui ci si sente a proprio agio. La casa che sentiamo sa proteggerci, che sentiamo come un posto sicuro, che è un posto ideale per riposarci e per creare, che è un posto che conosciamo e che possiamo chiamare nostro. Questa carta ci segnala che la nostra abilità di credere in noi stessi e di sentirci a casa nella nostra propria pelle sta iniziando a solidificarci, a solidificarsi anche, in maniera direttamente proporzionale al nostro reclamare la nostra dignità e integrità, che sono aspetti che nessuno e niente può portarci via, perché noi sappiamo, ognuno di noi, chi siamo. E quindi, senza orgoglio o eccesso di umiltà, teniamo alta la testa e stiamo come il testimone, come l'osservatore, osservando attraverso gli occhi della nostra anima, perché questo ci mette in una posizione di potere, di forza. L'autenticità è la nostra casa. Nel nostro vero sé siamo al sicuro. Nella casa del nostro spirito, nella casa della nostra natura divina e di Dio stesso. Quindi la carta del lavorare sodo. Lavorare sodo per essere ben messi a terra nell'esperienza di ogni giorno, messi a terra tra virgolette dall'umiltà che deriva dalla nostra ammissione di ignoranza, di non piena destrezza nell'utilizzo degli strumenti, nell'ammissione e nel riconoscimento di tutto ciò che dobbiamo imparare. Perché sono tempi in cui il grande sogno è ancora sottoterra, si prepara come un seme dormiente a germogliare,
nella nostra coscienza. E ci viene chiesto di prestare attenzione alle piccole faccende quotidiane. Quindi, in qualche modo, anche ripristinare e ridimensionare la corsa all'oro, tra virgolette, della nostra vita. Perché il nostro sogno non ci sradichi da terra, ma piuttosto lavorare in flessibilità come le palme. E quindi in qualche modo il nostro coltivare le piccole cose quotidiane, che sebbene non lo vediamo immediatamente, va a nutrire anche quello che è il sogno più grande e a permettere la sua manifestazione. Il numero 43, poi, che esce con la conoscenza profonda, ci parla della nostra intuizione, dell'ascolto del nostro oracolo interiore, dell'empatia e dell'ipersensibilità. Ci parla di Venere nel segno del Cancro, per dirla da un punto di vista astrologico, contemporaneamente a quello che sta avvenendo. L'intuizione, che è la facoltà che ci permette di entrare nel dialogo con la coscienza superiore, con la sorgente, della quale siamo una parte e della quale facciamo parte. È bene riconoscere di avere questa abilità di leggere tra le righe e trovare quella che è la verità taciuta quando la storia è stata raccontata. Questa conoscenza profonda ci permette di aprire la porta della saggezza per in una maniera più grande, più ampia di quella che è possibile alle, non, tra virgolette, razionali facoltà. Questa intuizione che risiede nel nostro cuore. Ci possono essere date informazioni che potrebbero anche non avere senso sul momento. Per i nostri cinque sensi, per la nostra percezione sensoriale più stretta, più fisica. Il trucco è ascoltare e quindi agire conseguentemente. Sei invitato in questo sacro dialogo di conoscenza profonda che è così sintonizzato con la sorgente e credere queste vibrazioni, perché sono le vibrazioni della sorgente. Chiedi e riceverai risposte, anche da sorgenti o da fonti inusuali. Chiedi e conosci, chiedi e conosci, chiedi e ti sarà dato di sapere. Questo come apertura. Su questo primo livello di carte abbiamo il numero 13, lettera Mem, la madre, il principio, la madre terra anche, l'acqua, principio femminile, liquido, ricettivo, passivo, bacino della creazione, sorgente di vita. Da un punto di vista degli arcani ci parla dell'arcano senza nome come elemento di trasformazione o dell'appeso come necessità di trasformare la propria prospettiva, il proprio punto di vista, elemento dell'appeso che ci riporta questa carta di passaggio tra due mondi in cui c'è una pausa, in cui ci è chiesto di vedere, capovolte le situazioni, di capovolgere la nostra prospettiva.
che sia anche attraverso l'empatia, che sia attraverso l'inversione dei ruoli, ma anche ci parla di inversione polare, ovvero il momento in cui siamo polarizzati negativamente, di nuovo pulire ciò che non serve, ritrovare la propria casa interiore che è condivisa con Dio. Questa profonda conoscenza e capacità di ascolto di noi stessi. Ecco il cuore che esce sulla carta delle anime compagne, delle anime gemelle. Permettigli di brillare. Permetti a questo cuore di aprirsi. Non è l'aspetto esteriore, non è l'ostentazione della bellezza, ma è la bellezza e la luce che proviene da dentro, che si espande e crea la bellezza esteriore. In questa carta in cui domina il blu e il verde, il blu della comunicazione, il verde del nostro cuore, della guarigione, e questi tratti di rosa che ci parlano della spiritualità che connette il cuore e la parola e la corona. La corona sul capo di questo pavone. Pavone emblema di vanità. Redento in questa carta dall'apertura del proprio cuore, che esce su questa carta delle anime compagne. Anime compagne che non è una relazione semplicemente individuale con un'anima gemella, ma è l'anima compagna che risiede in ciascun essere umano che abbiamo di fronte e anche in ciascun animale che abbiamo di fronte. Lo spirito ci guarda alle spalle nel momento in cui effettuiamo questo passaggio da un'era all'altra, quindi non è necessario guardarsi indietro. Non guardarsi indietro e andare avanti, pulire il vetro, il bianco e il nero, per rivedere scusate per rivedere i colori, tendere alle piccole cose. Di nuovo viene in questo atto di pulizia, un passo alla volta, un piccolo passo alla volta, riconoscere i piccoli progressi. Riconosci il tuo merito, i tuoi meriti, il tuo valore personale, che vali. Non buttarti via, non svenderti. Chi mi ama mi segua, disse Cristo. Conosco il mio valore, non cerco le conferme. Sono nell'autenticità del mio essere, nella mia casa interiore, dove mi sento al sicuro, dove sono confortevole, perché in questa casa interiore dentro di me io sono me stesso e valgo, come dice quella pubblicità. Piano piano, non distacchiamoci nella nostra, possiamo avere la nostra bacheca di visualizzazione di ciò che vogliamo compiere da un punto di vista di manifestazione, quello che vogliamo realizzare, quella che è la nostra ideale destinazione, immaginiamo. Allo stesso tempo però non ci distacchiamo da quella che è la routine delle faccende quotidiane, che facciamo con umiltà, portiamo avanti, tenendoci pronti mentalmente, vigili, allerta, come la volpe ci insegna. La volpe, che è spesso associata all'elemento dell'astuzia, ma che in questo caso è un elemento di agilità mentale. È la profonda conoscenza che non siamo mai da soli. Questa voce dell'intuizione, questa voce profonda che ci dice che gli angeli, che Dio, il Padre Celeste, che i Maestri Ascesi, che Cristo, che
che è lo Spirito Santo, che tutto l'universo cospira per la nostra gioia, che siamo amati, che non siamo mai soli, che in questo abbraccio toroidale e polare, un unico cuore che governa tutto il creato, tutto il visibile e l'invisibile, che è fatto dall'unione del due, in una terza entità che emana luce. Noi siamo la luce del mondo, voi siete la luce del mondo, disse Cristo. Voi siete anche la radiazione elettromagnetica con la quale la luce viene qualificata da un punto di vista fisico del mondo e dell'universo e di tutto il creato. La luce come radiazione e come frequenza. Energia generale, lo spirito del cane, sii leale a quello che ami. Lealtà a ciò che si ama. Lealtà che è pienezza. Lealtà che è ricchezza. Lealtà che è amore. Lealtà che si contrappone, tra virgolette, alla mancanza di rispetto, quindi lealtà che è rispetto. Lealtà che è correttezza. Che è fedeltà a ciò che si ama. E in questo caso mi esce sul come energia generale, ma mi riaggancio a questo conoscere il proprio valore, riconoscere il proprio valore dentro noi stessi, il nostro vero sé, la nostra autenticità, e sia che sia una manifestazione di anime che si uniscono fuori di noi, quindi di maschile e femminile a prescindere dal genere, diciamo anche ruolo femminile, ruolo maschile, che si manifesta fuori di noi come relazione, ma soprattutto quello che si manifesta fuori di noi parte da ciò che è dentro di noi, e quindi da questa luce che da dentro porta fuori la manifestazione, quindi in questa unione del bianco e del nero dentro di noi che si genera il colore, in questo prisma del nostro cuore che si crea questo arcobaleno che vediamo come fosse la prima volta con gli occhi di un bambino che non ha mai visto un arcobaleno in vita sua. Quale magico evento scoprire nel cielo un ponte fatto di colori, e quante leggende rispetto all'oro che si trova alla fine di questo arcobaleno, e quanto anche nelle tradizioni induiste e nelle tradizioni indoeuropee più antiche questo ponte dell'arcobaleno divenga la metafora, l'emblema della nostra connessione col divino. Numericamente abbiamo un 19-19, quindi un 2, quindi un 2, un 11 nuovamente, 11-11, quindi un 2, per arrivare a un'unità finale di 8, che non è soltanto il giorno di oggi, ma ovviamente questa identità, tra l'alto e il basso, l'identità delle direzioni, come in alto così in basso, come dentro così fuori, come dietro e così davanti, quindi anche una pulizia di quello che è il nostro passato nell'ottica di quello che vogliamo essere il nostro futuro, non guardarsi indietro, perché la parte relativa al passato, della parte relativa al passato se ne occupa Dio, lo spirito dell'aquila, che ci ricorda che
Dio ci guarda alle spalle. Passiamo al terzo livello di carte. E siccome oggi la mia camera ha particolari difficoltà nella continuità del suo lavoro, io sto diciamo tra virgolette frammentando l'unità del video per riportarla a un'unità che sia funzionale ad un messaggio completo. Quindi anche in questo c'è un messaggio, questa frammentazione a cui alle volte andiamo incontro, che però sia funzionale a una composizione unitaria finale organica. Quindi a volte ci è chiesto di dividere in piccole parti per consentire la funzionalità, per consentire la durata, per consentirci la resistenza, la funzionalità, l'efficienza, e poi finalmente ricomporre questi tasselli in un senso compiuto, unitario, organico, armonico. Ed è il cuore di cui abbiamo parlato, di questo toro come ricettacolo del fiore, la via della bellezza, la sesta sefira, che in questa carta esce col numero 4, a ricordarci la stabilità, a ricordarci il quarto chakra come chakra del cuore, la via della bellezza da cui sorge, da questo loto che al centro contiene una perla e sorge la libellula, il cui messaggio è la verità che trascende l'illusione. E questa libellula che porta nella sua connessione tra le ere e tra i momenti nel tempo, tra passato, presente e futuro, la libellula è la viaggiatrice temporale fra le dimensioni e le linee temporali, porta messaggi da altre dimensioni e arriva al nostro cervello con questo carico di saggezza, di conoscenza che deriva dal ricettacolo di questo fiore che è la via della bellezza. Ed ecco l'elemento uraniano che appare sulla rassicurazione che Dio ci fa. Dio ti guarda alle spalle mentre sei in questo momento di passaggio tra due mondi, tra due ere della tua vita, tra due capitoli della tua vita, tra due dimensioni, che sia da invisibile a visibile o da visibile a invisibile. In questo momento di passaggio, l'Urano, il grande risvegliatore, ti porta una spada di verità, una illuminazione, energia elettrica, anche da un punto di vista, collegandoci a quanto detto rispetto al nostro cuore, anche da un punto di vista cardiaco, energia elettrica che va a incidere su quelle che sono le connessioni fisiologiche, neuronali propriamente. Questo lampo che squarcia la notte, illumina il buio e fa luce nell'oscurità e ci parla di rivelazione e ci parla di verità e ci riporta al chakra della gola, ma in questa carta è posizionato proprio dove è il nostro fiore, dove è il nostro cuore. E da questa luce del cuore, da questo campo elettromagnetico che sorge la verità col numero 30, che ci riporta la lettera Lamed, che è la nostra proiezione, la scala di Giacobbe o il libro della scala di Maometto, se vogliamo uscire da quella che è la religione cristiana, è l'ascensione come processo evolutivo, è l'elevazione al divino, è il richiamo delle frequenze del cuore divino, di questa sinfonia di frequenze universali che ci permette di alzare la testa da questo cesto buio in cui siamo arrotolati nella spiralità di meccanismi che si ripetono, di ossessivi comportamenti, attitudini, vecchi sistemi di credenza, e portarci ad alzare la testa verso il cielo e verso la verità, in questa spada della verità che è anche la spada del nostro intelletto e che ci ricollega
anche alla lettera Zain, se vogliamo, e di nuovo a un principio femminile di valore come connessione con la corona che ci è data dal nostro essere creature divine. E sullo spirito del topolino che ci chiede di tendere alle piccole cose, di nuovo seguendo questo passaggio da una dimensione all'altra, in questo processo di pulizia anche da cose, attitudini, dipendenze che non ci servono, abbandono e rilascio di questo genere di cose attraverso questa camera di purificazione, la camera sudatoria, cara la tradizione dei nativi americani, in cui c'è questo passaggio dal buio alla luce attraverso un percorso antico, un sentiero fatto di mattoncini che ci porta a una liberazione, che ci porta alla luce della manifestazione ed è l'uscita anche dall'invisibile al visibile di quello che è il nostro sogno, di quello che è il cuore della nostra manifestazione, fedeli a ciò che amiamo, e in questo passaggio alla luce che guardiamo andando avanti, perché in questa figura che è una sagoma oscura, che potrebbe alternativamente, per chi osserva la carta, guardare verso l'osservatore e quindi entrare nel buio piuttosto che andare verso la luce, e a seconda di come la vediamo, questa carta che in qualche modo ci riaggancia anche alla figura dell'appeso come necessità di inversione polare, ovvero se ci è necessario andare dentro a fare questo lavoro di pulizia e quindi andare dove non batte il sole, entrare in queste stanze abbandonate da tempo e riportare la luce del nostro vero sé a quei luoghi desolati che hanno dimenticato come siamo fatti. La nostra faccia, il nostro volto, il nostro cuore, le nostre emozioni, la nostra sensibilità. Ci sono molti percorsi, il riconoscimento del valore e della propria autenticità che si possono intraprendere. Ci viene assicurato in questo molti percorsi fatti col cuore, che diviene comunque il punto di connessione centrale all'azione del nostro cervello, il pensare agilmente nel nostro risolvere le nostre quotidianità, perché questa carta del tempo ci ricollega a questa dimensione spazio-temporale tridimensionale in cui siamo, ma il padrone del tempo Cronos, Saturno da un punto di vista planetario, congiunto a Plutone in questa trasformazione profonda, viaggio anche se volete nell'oscurità. Ecco che Cronos ha però sul suo cuore l'infinito, l'otto che è uscito nel livello di carte precedente, questa identità, questo otto che si è visto orizzontalmente è tanto simile a questo campo toroidale di cui si parla all'inizio di questo video, come forma unica e primaria dell'universo, come forma unica e primaria del tempo stesso. Il tempo e lo spazio che vengono a integrarsi in un punto di unione che è l'eternità. Il tempo e lo spazio funzionali al passaggio nella cruna della manifestazione. Nel momento in cui ci si libera dagli attaccamenti a ciò che è passato e del quale si occupa Dio, nella forma di quest'aquila, maestà celeste, che ci guarda alle spalle. Ed ecco il colibrì. Colibrì col numero 26, valore gematrico del nome divino e del nome di Cristo, il numero 26 riducibile a un 8 nuovamente, che ci parla di altre alte frequenze e che rinnova la coscienza della nostra natura divina. Questo tuono che rappresenta il momento del risveglio, di nuovo ci riaggancia al pianeta Urano
in questo momento presente, questo momento di caos e conflitto planetario rispetto alle congiunzioni con Marte nell'Ariete, un congiunto a Eris, o quadrato a Plutone e Saturno, quindi a Plutone nel Capricorno, con questo suono roboante che ci chiede di svegliarci, questa mandria di bisonti che passa, questo momento di caos e conflitto nelle nostre vite, in questa energia generale, il nostro cuore come alfa e l'alta frequenza come omega. L'illuminazione, il campo elettrico, anche da un punto di vista pratico fisico, attraverso l'immaginazione, stessi colori. Quindi l'azione pratica e concreta di elevazione della frequenza che diviene il nostro habitat, frequenza nella quale abitiamo, nella quale ci purifichiamo, utilizzando qualsiasi forma che ci riporti al riconoscimento del nostro valore, pensando rapidamente a quello che sono i nostri doveri, i nostri compiti, e a elevare la nostra frequenza. E numericamente abbiamo 16, otto, quindi 16, 7 e 2, 9 come termine del ciclo. E come, per ritornare, questo serpente che è questo emblema della guarigione, della conclusione di un ciclo, dell'inizio di un altro nel numero 9, questo invito a sollevarsi dalle spire nelle quali potremmo trovarci arrotolati e a congiungerci un punto di vista polare in un punto di unione nel presente che sia connesso con la nostra sorgente, col nostro cuore. E quindi abbiamo questo numero 9 che unito all'8 precedente diviene un 8. Unito al 4 precedente, ovvero al 13 del primo livello, viene un 12, ci parla di completamento e ci riporta nuovamente alla lettera Lamed già citata prima, ovvero questo elevarsi in frequenza verso il nostro vero sé e quindi verso Dio. Andiamo a vedere da un punto di vista di lettere propriamente quelle che sono le frequenze che vengono portate avanti. C'è un elemento di difficoltà, un elemento di conclusione, un omega, il 22 che riporta un 4, e su questa colonna che esce sulla colonna del 4 rappresentante questa via della bellezza, questa proporzione che converge nel nostro cuore di forza e di amore incondizionale. Questo 4 più 4, 8, nuovamente
in cui avviene, in cui c'è l'elemento di trasformazione anche unitamente a queste altre due carte, lo spirito del pavone. E la carta delle anime gemelle o compagne, o delle polarità, compagne gemelle, allineate, bilanciate, il maschile e il femminile che ritornano a collaborare l'uno con l'altro, l'attivo e il passivo, lo yin e lo yang. Lo yin e lo yang che in questo campo toroidale del nostro cuore sono rappresentati da un punto di vista anche fisico, di energia positiva, energia negativa, di energia maschile, energia femminile. La lettera Tav ci riporta alla croce di San Francesco, ci riporta all'elemento, al passaggio finale, prima della resurrezione, del ritorno all'Alef, alla ricongiunzione degli opposti. Questo momento di difficoltà nel passaggio tra due mondi, da un punto di vista degli arcani, l'arcano del mondo, il 21° arcano, completamento e conclusione, 32° sentiero della conoscenza. E quindi la lettera Chet, numero 8, ottava lettera, protezione, la sua funzione, il recinto che è bivalente di protezione, ma anche il recinto delle limitazioni che ci costruiamo. L'ottavo arcano, come arcano della giustizia, o secondo altre scuole, l'arcano della forza, il segno del leone, la bilancia e il leone come segni. Secondo la scuola di tradizionale, l'arcano del carro anche come elemento di progressione e di movimento. Di nuovo 8 più 4, 12. La percorrenza, il percorso delle 12 case astrologiche e la 12esima casa, la casa dei pesci, la casa del trascendente nel suo lato luce, la casa dell'autosabotaggio nel suo lato ombra, la nostra connessione psichica col divino, la lettera E, funzione lodare, il suono di Dio, la frequenza divina, il rivelarsi, l'esprimere le qualità nascoste, il respiro, l'ingresso nella dimensione della materia sotto forma di vibrazione, il soffio che passa attraverso una fessura ed emette un suono, lo stupore, l'espressione della meraviglia, l'espressione ternaria del pensiero, della parola e dell'azione, della lunghezza, dell'altezza e della profondità, la capacità di riconoscere i propri limiti, la capacità di saper dire di no, i propri confini, ci riaggancia alla lettera Chet. Il pensiero come larghezza di vedute, la parola come lunghezza ed estensione di queste vedute. Il mondo emozionale fatto di calma e di pazienza, la linea verticale del respiro lungo e l'azione che è la manifestazione della vibrazione. Dio si manifestò vibrando. Arcano dell'imperatore o arcano del papa, il padre terreno e quello spirituale e quello celeste dei tarocchi, il segno dell'ariete, il segno del toro. Autorità e valore personale, la risonanza di queste qualità, il fattore di vita universale, la volontà di creare,
il 5 come numero del cambiamento e la lettera Lamed sui molti percorsi che ci portano a riconoscere il nostro valore, il nostro posto in cui siamo autentici a noi stessi, in noi stessi, la nostra casa. La lettera Lamed, funzione misura, che è la torre che vola in aria, è la scala di Giacobbe, rappresenta l'arcano della giustizia da un lato, l'appeso dall'altro, la bilancia come segno, il pianeta Nettuno come pianeta, la lettera Resh, che esce questo 20 citato nell'energia generale dell'immaginazione del primo livello di carte, che ci parla di perfezionamento, che è il controllo dei pensieri e la mente silenziosa, il coltivare il silenzio mentale per poter ascoltare il nostro cuore, arcano del sole e arcano del giudizio, tradizionalmente associata al pianeta Venere, ma le associazioni sono molto relative ai percorsi individuali. E quindi la lettera Kuf, unica delle lettere che scende oltre la linea di terra, che va nelle profondità del mondo sotterraneo o ultraterreno, la discesa nell'ombra, bivalenza di questa carta, lettera Kuf col numero 18 che esce in questa bivalenza del numero 54, riducibile entrambe a un 9, arcano della luna e arcano del sole, ciò che è nascosto e ciò che è visibile, ciò che è nascosto e ciò che viene rivelato. L'energia generale è quella della lettera P, l'espansione, i gas nobili, la bocca e la rivelazione, le parole in armonia e l'armonia delle parole, arcani della torre o delle stelle, guarigione attraverso l'elemento del tuono, questo passaggio della mandria di bisonti, come quando si dice sembra che sia passata una mandria di bisonti. Ecco, in questo momento in cui il piano divino va a riassestare le situazioni per l'entrata, tra virgolette, in vigore di una nuova era, di un nuovo paradigma, anche l'elemento acquariano della stella come guarigione profonda data dalla nostra volontà, e la P come parola, l'importanza della parola, parole come formule magiche, parole, e di nuovo ci ricolleghiamo anche alla lettera EI, livello suono, prima forma di manifestazione del divino, sotto forma di vibrazione, di cui la parola è una forma, energia generale del numero 17 riducibile a un 8. Per quanto riguarda le lettere, 8 più 4 più 8, il numero 16 riducibile a un 7, più 5 13, 4 più 3 7, più 2 9, più 1 10. Ecco che siamo già con il piede in questo nuovo colore, in questo nuovo mondo colorato, dopo un momento difficile. Numero 10, che è questa energia creativa che è rappresentata dalla lettera Yod, che è la lettera che capitale e prima del nome divino, energia bivalente, duplice, uno zero potenziale di tutto il bene, di tutto il male, che è dato a noi sintonizzare ed equalizzare attraverso il nostro cuore con la coscienza di quello che è il potere di cui siamo stati dotati, potere che va usato e amministrato con saggezza per creare il bene, per creare e non distruggere. Il numero 10 riducibile a un 1 che ci riporta all'Alef, al principio, al nuovo inizio. Il numero 10 che ci parla di completamenti, di fine dei cicli, di livello raggiunto.
la coscienza unitaria, l'unificazione interiore che prende questa materia creativa e crea la bellezza della sua visione. Chiediamo a un angelo o più angeli se vogliono partecipare con la loro saggezza, quindi utilizzando, e qui ecco che nel taglio del mazzo abbiamo l'arcangelo Raffaele che si fa presente nella sesta sefira, Tiferet, magnificenza e bellezza. Sefira che comunica lo splendore e la vita. L'arcangelo Raffaele, arcangelo di guarigione, potenza della volontà, potenza dell'elevazione, sfera del sole. E l'angelo Maaschia con numero 5, lettera He, come già citato, elemento fuoco e segno zodiacale, l'ariete, attributo Dio Salvatore, pianeta angelico il sole. Questo segno dell'ariete così protagonista in questo presente contesto astronomico e astrologico con la presenza di Marte, di Eris, il coro dei serafini dominati da Metatron, la prima sefira, Keter. Il dono che dispensa è la saggezza, la pace, la saggezza per vivere in pace con tutti, l'interazione pura della pace tra i cuori umani, nel mondo umano, nel mondo animale, nel mondo vegetale, la centralità del cuore come diapason equalizzatore dell'amore nei mondi e nelle dimensioni. E la salvezza e quindi la speranza con Sitael, pianeta angelico Giove, coro dei serafini dominati da Metatron, nuovamente la prima sefira, Keter, realizzazione, protezione dalle avversità, volontà di costruire, segno zodiacale nuovamente l'ariete, elemento fuoco. L'angelo Riel col numero 29, attributo Dio soccorritore, elemento fuoco, segno zodiacale, il leone, pianeta angelico, il sole, coro delle dominazioni dominate da Zachiel, quarta sefira, Esed, l'amore incondizionale, elevazione, elevazione mentale, elevazione, liberazione dai nemici visibili e invisibili, Dio soccorritore. L'angelo Masha che esce sulla lettera E a raddoppiarne la forza e l'intensità, citato già al taglio del mazzo, 5-5 che riporta un 10, energia generale del livello precedente. Prima sefira, pianeta angelico il sole. L'angelo Heliel, attributo Dio caritatevole, pianeta angelico Saturno, elemento fuoco, segno zodiacale l'ariete, questa necessità di essere compassionevoli, amore e saggezza, vittoria sui nemici, i doni che dispensa, coro dei serafini dominati da Metatron, prima sefira, la corona, Keter, elemento fuoco, come detto, segno zodiacale, l'ariete, in questo momento quadrato a Saturno, che è pianeta dell'angelo Iliel, quindi questo elemento della carità di Dio, della sua misericordia, della sua capacità di provvedere, di intervenire. Mebael, Dio conservatore, pianeta angelico Venere, elemento aria, segno zodiacale I, gemelli. Seconda sefira, Hokmah, la saggezza divina, la sapienza divina, pianeta angelico Venere, dono che dispensa verità e libertà, giustizia contro gli usurpatori della nostra maestà personale. Che siano interiori, ovviamente, come sempre, si manifestino all'esterno o meno, visibili o invisibili, invisibili o visibili.
L'angelo Beuel, Dio grande ed elevato, pianeta angelico, Urano. Urano che porta questa grandezza ed elevazione dentro di noi nel suo moto retrogrado, elemento fuoco, segno zodiacale, il Sagittario, punto nodale lunare attuale sud rispetto a quelli che sono quello che è l'asse dei nodi lunari, ovvero la nostra missione di focalizzazione attuale rispetto a quelli che sono i cicli da rilasciare e proiettarci verso il bersaglio futuro. Il dono che dispensa è l'elevazione, la grandezza, l'intelligenza, la rinascita, e appartiene al coro dei principati dominati da Aniel, alla settima sefira Netza, la vittoria, questa vittoria che è un uso sano e illuminato delle proprie istintualità, quindi anche a livello di intuitività e di intuizione. Energia generale, l'angelo Rael, numero 69, Dio che vede tutto, elemento l'acqua, segno zodiacale, i pesci, citati poc'anzi, rispetto alla dodicesima casa anche. Ecco il pianeta angelico, il sole, il coro degli angeli, dominati da Gabriele, la sefira, la nona, gli esodi, il fondamento, il nostro inconscio, il chakra della radice, e il dono che dispensa, o meglio del direi più precisamente il nostro secondo chakra con i suoi 432 Hz di frequenza dell'Om, che ci viene suggerito implicitamente tra le righe di cantare con questa dominante del numero 10 fatto da due lettere Hei, lettere Hei, due come nel nome divino Yod, Hei, Vav, Hei. Il dono che dispensa, l'energia generale dispensata, è la restituzione, il ripristino, ritrovare ciò che si è perduto, il rivivere, un ritorno alla vita. 9, 6, 15, 6 come energia generale, lettera Vav, citata nel nome divino, lettera mancante fra quelle che emergono in questa lettura. 5, 5 che si ripete e ritorna un 10, 1, 2 più 1, 3, 4, 3, 7, 1, 8, 8, 5, 5, il numero 8, il numero 13, il numero 8 che si unisce a questo 13 diventa un 8 più 4, 12, quindi un nuovo 3 come equilibrio duale nell'1, 13 come superamento della dodicesima casa astrologica, ovvero non solo ripristino e nuovo giro di ruota, quindi il 10 come anche ruota delle direzioni, per esempio dato dagli arcani maggiori, il cambio delle direzioni, il nuovo ciclo, anche le seconde opportunità, se vogliamo, i ritorni karmici. Ma questo 13, che è ora rispetto al numero 13, scuole di pensiero che lo associano a una cosa e al suo opposto, cioè nel mio caso il numero 13 è il tredicesimo apostolo Cristo, non il tredicesimo a sedersi a tavola Giuda o anticristo, anche se volete, o il 13 per me è anche tredicesimo segno dell'oroscopo lunare, tessitrice del campo elettromagnetico della realtà, Aracne, capacità di manifestazione, 13 arcano senza nome, trasformazione, 13 è il segno che non c'è, ovvero l'ideale sublimazione di tutti i 12, una tredicesima casa, che è questo posto, che è come casa. 13, che è la tredicesima lettera, Mem, la madre. Madre della vita, acqua come elemento. E abbiamo un 13 alfa e un 13 omega che ci riportano a un 26. Nel primo livello di carte il numero uscito era il 13, in questo ultimo livello angelico il numero uscito è 13. Di nuovo il nome divino che si fa presente,
che esce anche nella carta del colibrì da un punto di vista numerico. Per un totale abbiamo 4. Più 8. 12. Eravamo ad un 10 come energia generale di compimento precedente. Questa energia generale andiamo a sommare anche l'energia delle lettere che avevamo detto essere 10. Abbiate pazienza un attimo che ripasso i numeri che sono tanti. Quindi 4, 8, 8, 10, 8, questo ultimo livello, il 4 che ci riporta a un 12, quindi il 12 che esce fortemente come energia generale e ci riporta al 3 di equilibrio. Il 3 che è questo ideale cammello che passa per la cruna del lago. Come disse Cristo, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli. Ma perché? È una questione di attaccamento, di scale di valori, perché il nostro valore personale è una qualità intrinseca di cui l'eventuale valore manifesto è una proiezione, ed è solo attraverso la nostra qualità intrinseca, senza portarci addosso il giogo degli attaccamenti, il peso, il bagaglio e l'ingombro, che possiamo passare nella porta stretta. Quindi uscire purificati e rivivere come ci garantisce l'angelo Rael nella onnividenza di Dio. Ecco, con questo messaggio di oggi vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie per l'ascolto e per la visione.